Si è svolta nella sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto la presentazione della Scuola Internazionale di Cinema, promossa da Umbria Film Movie e aperta a tutti coloro che vogliono imparare le varie professionalità che fanno parte del magico e suggestivo mondo del grande schermo. Vediamo. È confortante in tempi cosiddetti di vacche magre avere un'iniziativa qui a Orvieto nuova, coraggiosa, interessante e professionalmente valida. Bisogna ringraziare Sonia Broccatelli e tutte le sue amiche perché hanno dato il via con molta tenacia e molta grinta a questo progetto cinematografico ad Orvieto, che culmina anche in questa Scuola Internazionale di Cinema che a ottobre di quest'anno partirà ad Orvieto e che dovrà preparare tutta una serie di esperti nella industria cinematografica che speriamo con questa iniziativa tenda ad avere ad Orvieto un polo di sviluppo e un polo veramente importante. C'è da augurare grande fortuna a questa iniziativa, sono già state fatte qui alcune produzioni cinematografiche, speriamo che si ripetano perché Umbria Movie è importante che si sviluppi e abbia successo. Vi dico un attimo come si articolerà questa mattina di orientamento, che è appunto una che vuole presentare i corsi, ma soprattutto vuole dare un'idea ai ragazzi che dovessero essere interessati o che volessero approfondire questo discorso delle professioni cinematografiche. Vuole dare un'idea di quella che è la passione per questa professione. In un momento come questo, in cui c'è una crisi di orientamento, soprattutto nei giovani, no? Perché l'Italia, come tutti sappiamo, verte in uno stato di grande disagio e anche di forte arretratezza culturale. Posso dire che invece quella professione del cinema è qualcosa che davvero può entusiasmare. Cioè, chi fa questo mestiere? Io qui ho dei docenti importantissimi, ho presenti questa mattina dei personaggi veramente che hanno fatto la storia, il panorama cinematografico italiano. E parlando con loro ogni volta, anche e soprattutto con quelli più anziani come Sergio, la cosa che mi colpisce è che hanno vissuto la loro vita intensamente. Questo lavoro ha dato loro l'opportunità di vivere con passione, con intensità, e non avrebbero voluto farne nessun altro, perché hanno avuto attraverso questo mestiere l'opportunità di viaggiare, l'opportunità di vivere con adrenalina il lavoro, di avere delle gratificazioni, di sentirsi protagonisti della propria vita.